Finito il video, ho finito di far video, tu ancora lo devi vedere. Vado di là per me, inizio a montarlo e guardo l'orologio, mercoledì. Ma come? Io ho detto che era il primo di settembre, mi sono sbagliato, pensavo che era dopo. Cioè, ho sbagliato il giorno e il numero del giorno. Perché oggi è 31. E il 31 è domani, che è giovedì, quindi non è domenica. No, sto fuso. No, sto fuso. Vabbè, io intanto. Cioè, perdonami questa cosa che intanto me lo direte, ma ha fatto il viaggio nel futuro, si è inventato un giorno. Mi sono inventato un giorno. Non è da tutti inventarsi un giorno, lo sai? Vabbè, comunque, te lascio al video. Non so perché mi è uscito domenica, non ci sto a capire niente. Era il sonno che mi sta a mancare un pochetto. Vabbè, te lascio il video. Scusami, scusa. Sì, c'ho un grandissimo dubbio. Mi è salito così. Vorrei far crescere la barba per un paio di settimane. Ma devo portare avanti anche i video. Qui, diciamo, tanti vengono per cercare informazioni. Secondo te, la lascio o la... O la taglio. Vabbè, subito dopo la sigla. Allora, ben ritrovato, buona domenica, primo settembre è arrivato, ok, così i bambini iniziano ad andare a scuola. Io sono molto contento, ecco qui. Perché almeno posso un po' respirare. Quando andavo a scuola io, arriva settembre e mi prendeva male. Non mandava ad andare a scuola, non mandavo. Però vabbè, allora, dubbio amletico. La barba, mi sta venendo voglia di farla crescere per un paio di settimane, non tanto. Non voglio fare quella del mese perché poi arriva novembre, a novembre è tassativo che io faccia crescere la barba. Quindi, mi è venuta questa fantasia, però voglio far video allo stesso tempo. Ma mi si è accesa la lampadina? Sì, perché l'altro ieri mi sono sfogato su TikTok col discorso del il sapone duro, che spesso e volentieri è venduto come refill, quindi come ricarica. Come lo utilizzo? Che cosa posso utilizzare per fare il montaggio, per tenerlo, per farlo asciugare, per poi magari rimetterlo nella scatolina? Quindi il video di oggi sarà, te lo dico prima, mi dispiace, mi faccio le rifiniture da pro. Come dice il carissimo Alex Parfum, che ha fatto il milioncino su TikTok, quindi tanti complimenti se mi vedi. Andatela a cercare sulla piattaforma perché te sa raccontare bene i profumi. E allora faccio queste rifiniture, mi dispiace per te, ma te dico sta chicca che magari dici, sei arrivato questa, dimmelo, perché c'ero capace di arrivarci da solo col cervello. Allora, rasatura abbastanza economica, rasatura, rifinitura abbastanza economica, sapone, non so per quale motivo oggi ma ti senti sto profumo. Il tema è, tra virgolette, il turco, sì, perché c'è il turco sia nel sapone, nel senso vengono dalla Turchia, non è che c'è sta un turco dentro, Vabbè, te lo faccio vedere subito. Oggi insomma un po' particolare sto video, molto veramente particolare. Andiamo subito a analizzare quello che ho qui sotto. Allora, pennellino di papà, che logicamente ormai è finito, cioè proprio veramente letteralmente finito. C'è un ragazzo, l'ha postato sul mio gruppo, uno identico, fatto dalla, oh miseria, aspetta, dalla Mondial. Non so se lui è stato prodotto o meno dalla Mondial, sinceramente non te lo so dire, non lo so neanche io. Oggi riprendo l'arco, il tallovato, il sapone di Marsiglia, che a me non mi piace, però mi ricorda mia madre quando lavava i panni, quindi ogni tanto c'ho sti flash, no? Quindi oggi diciamo abbastanza intima sta rifinitura qua. Accoppiato col Turkish Coffee di Ariana Devens. Ma perché c'ho la ciotola da Proraso e tanti dicono lui ci punto? Fermo, buono, buono subito, parliamoci chiaro. Come fai a montare un sapone qua dentro? Tutto il bene che ti voglio, come fai? Allora, io ho pensato una cosa sti giorni, ma pure tempo fa l'ho detto su TikTok, ma non te l'ho detto qua, e questa è la mia mancanza. Mi compro il refill, che può essere anche questo, eh. Cioè, capito?
capito, no? Perché sto a parlare. Solo che siccome è grande, entra. Perché entra? Perché hai detto che se è grande ne entra? Entra. Però a toppa, perché a toppa. Te lo faccio vedere, te lo faccio vedere. Refill, saponificio varesino, Mirto di Sardegna. Squisito, squisito, eccellente. Eccolo qua. Io l'ho riposto poi in sicurezza una volta utilizzato. Vedi che entra? Cioè, lo bagni, l'acqua finì sotto, una volta che hai levato l'acqua lo puoi far asciugare, basta che fai questo gioco, levi l'acqua, asciughi e lo lasci respirare. Non succede nulla al sapone, ma perché non succede nulla? Perché è in sapone, non gli fa succedere nulla. Allora, rimettiamolo qui, tac tac, senza grandi problemi, lo rimetto a posto, già ha lasciato la sua parte di scorrevolezza sull'umidità, il profumo è inebriante. E non c'è soltanto il mirto, c'è il tè, il tè, aspetta, il muschio bianco, tè, muschio bianco, ambra, no, mi sto cercando di ricordare, piramide olfattiva, vabbè, non me la ricordo, lascia perdere. Allora, il discorso qual è? È che se io ho un saponcino anche di questa grandezza, cioè, a parte che vabbè, l'arco mi si è sfornato subito, guarda, la plastica è molto leggera, costa poco, fio mio, quindi il packaging non può essere certo a prova di carro armato, però il problema è che comunque quando vado a bagnare qua sopra, logicamente l'acqua andrà sotto, io quello consiglio sempre di capovolgerlo, in modo tale che il sapone stia a contatto con l'acqua. Però se io voglio fare una cosa carina, ci ha mai pensato? T'ho già detto? Non me lo ricordo, eh. Oggi sto proprio tra le nuvole più totali. Allora io che faccio? Faccio questo ragionamento qua, anche se c'è un filo di acqua rimane sopra, non è un problema. E intanto vado a idratarmi il visetto, anche se oggi c'ho caldo, sto sudando come un coso, ma tanto per far sti due pezzi, no, che conviene sempre. Ah, bella calda come... posso cucinare una pasta e quindi niente, mi è andata sta cosa di farmi crescere un po' il barbone per rivedere appunto come sto e riabituarmi un po' al fatto che arriverà a novembre e quindi di conseguenza c'ho sto barbone. Allora, questo della ciotola, questo è il mio consiglio, poi fa come te pare, cioè ognuno è libero di fare come gli pare assolutamente, è una cosa che sinceramente è molto comoda. Vado ad utilizzare il Parker Variant, il mio preferito, regolabile preferito con le CAI. Quando mi chiedete ma qual è la lametta che mi consigli di più? Io mi trovo molto bene con le CAI, le Feather. Ce ne stanno anche altre, con le quali mi ci trovo bene, ma queste sono le mie preferite, perché non c'ho intoppi. Soprattutto se devi fare rifiniture, vai tranquillo, perché andrai poi a toccare la parte più sensibile del viso, appunto, è il collo. E il collo è un po' ostico per tutti noi maschietti. Allora sì, l'ho centrato, mi raccomando sempre tacca contro tacca, perché sennò si avvita male e non si regola bene. Braga per tasca, scatolette di tonno, ok, perfetto, lo mettiamo a 2, soft, tranquillo. Ma la cosa che me, questa è emozionante per me, questa è emozione, un goccino di Dove Glory, poi per fare rifiniture utilizzo anche solo questo, ma te perdi il gusto, no? O io diventerò subito rosso, guarda. E con la capocchia grossa del Variant vado a fare anche un po' il baffetto. Un baffetto così, giusto per. Allora, andiamo a vedere che succede. Più che altro se funziona il pennello, che ormai è finito, in poche parole. Sta voglia di Marsiglia. Io ci sono fatto pure la barba col sapone per lavare i panni. Pensa un po' quanto sono folle. Vedi? Ciccio, ciccio. Mo' vattela a comprare sul sito, va. Ah, allora logicamente la spalmo dappertutto. Il problema del pennello finito al centro è che le setole sono ammezzate, quindi sono più dure sul viso, grattano. Non lo so, oggi mi dà la sensazione di famiglia sta saponata un po' così. Ricordi di casa, di quando casa era, tra virgolette, quando ero piccolo, come sempre, però quel rifugio magico particolare. Vedi l'archetto?
cioè dei flash nella testa mentre sto a parlare con te che so spettacolari, che mia madre non usava, c'era la lavatrice, la pellava 2 anni, c'era la cosa, la tavola quella fatta con tante scanalature, quella vrum, vrum, si metteva lì, si metteva a metà dentro la vasca, allora sti panni che sapevano poi sempre di sto Marsiglia, sto sapone di Marsiglia che anno dopo anno non finiva mai, arrivava magari che era così o lasciava lì e ne comprava un altro, sempre lo stesso profumo, sempre. Allora non mi sta dando il massimo delle performance quanto riguarda il montaggio, ma questa è colpa purtroppo del pennello che ormai ha fatto la sua vita, io lo lascio là come ricordo, ma ogni tanto lo devo sentire sul mio viso perché è più forte di me, capirai, no? Allora, a posto. Via, facciamo queste belle rifiniture che ti interessano così tanto a te. Qua sotto. Sai che c'è? Se vado troppo su poi, qui intendo il collo, c'ho pure da fare una linea che non mi piace. Pure qua devo stare molto attento, perché è facile che venga poi lo scalino, è una cosa che io non voglio. Oh, non è se scoppia qualche lampadina qua. Vedi, il sapone è un po' sparito, ma ti ripeto, il 90% delle probabilità è che appunto sia il pennello che è stato fermo una vita, ma fermissimo una vita, e nello stesso tempo non ha più le setole, quindi di conseguenza è un po'. No, non è un po', non è proprio recettivo, quindi non va bene. Allora, vediamo un attimo di fare qualche cosa in più. Senti che pace. Io, per esempio, da ragazzino. Oggi ti racconto un po' le cose della mia infanzia. Quindi. Io da ragazzino, quando vedevo questi pennelli, queste cose, cercavo di montare il sapone, no? Il gesto che ho visto poche volte, ma. Già mi piaceva. Oh, sorpreso. No, questa è una passione che è nata così, per caso. Che poi è un gesto che fanno tutti, solo che certe volte non gli si dà peso, non è così affascinante per tanti uomini. Uomini che non hanno il tempo, che non gli interessa, è importante il risultato, poi come viene, viene. La gente che mi ha detto che addirittura se. Ma io me lo faccio secco sotto la doccia. Ah, secco no, sotto la doccia, ma lo so, nel senso senza sapone. Ma sinceramente a me è un rito che, ripeto, piace, mi diverte, mi rilassa. Però sto sempre a dire te stesse cose, basta, fammela sta roba, no? Che? Già ho fatto, te credo. Allora, vediamo se ho fatto bene o ho fatto male. Però faccio crescere qualche cosa, almeno regolo un po' a basette, che ogni volta io me le rovino queste basette. Allora, vediamo un po'.
parte qua che mi sono preso. Devo fare una cosa. Mi sembra. Però non voglio cantare troppo vittoria, perché sennò poi alla fine succede che. E lascia un po' secchetto. Comunque, la ciotola ha visto come ha funzionato. E mo il principio qual è? È che io risciacquo tutto a bestia, vedi? Come se non ci fosse un domani. Vedi? Risciacquo tutto completamente. E posso fare una bella cosa. La rificco. Rificco il sapone dentro. Tanto non va in fondo, cioè se blocca una certa. Mo è molto scivoloso sto. Sto saponcino, quindi sotto si asciuga, posso stare tranquillo, poi tra un po', quando sarà più appunto compatto, la metterò a testa in giù e poi lo rimetto là, ma lo posso anche lasciare così, perché certi saponi comunque non è che perdono tanto la fragranza, gli rimane, certo è normale, più lo lascia esposto e più perde, però in questo caso la fragranza è quella del Marsiglia, io ho l'arco stick che è aperto da, saranno 4 anni, e ancora profuma di Marsiglia. Questo tipo, cioè questo tipo di fragranza rimane, se metti già un altro artigianale può tende anche a svampare tranquillamente. Allora, mi faccio un bel caffè, gli do una shakerata che va tanto di moda a sto periodo. Eccola qua, Ariana Evans. Caffè caramelloso. Mi piace. Che poi non è invadente, capito? Mi sono messo dentro l'orecchio, sono riuscito a fare sta cosa, ma mi supero giorno dopo giorno, guarda. Mi mette allegria. Un bel caffè dopo la sbarbata o prima della sbarbata ci sta tutto. Quindi, mo io ti ho spiegato un mio piccolo consiglio utile. Se lo vuoi prendere come consiglio, bene, se no, ciccia. Io mio te l'ho detto. Eccoci qua. Quindi, adesso il mio pennellino, ti ricordo, tornerà nella sua postazione. Purtroppo il tempo ha giocato un brutto scherzo, e quello dico, prendetevi sempre cura dei pennelli, al di là del fatto che ci stanno alcuni che costano veramente poco, ma è un discorso anche di ricordi. E è così. Allora, quindi io adesso lascio asciugare, mi sono divertito, la metta che adesso logicamente potrò utilizzare per tante rifiniture, perché prima che mi si rovina il filo di sta lametta e fa soltanto qua e qua sotto, voglia te campacavallo, cioè può andare avanti parecchio, ma non te posso di mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, anche perché c'era convinzione che le lamette durino in eterno. Fidate che non è così, però vabbè, ti ripeto, ognuno ha il suo pensiero, la scuola di pensiero. Quindi arco, buon sapone, lascia perdere il vaporoso per colpa del pennello, è un buon sapone, logicamente vi dà parecchia acqua, ne devi prendere abbastanza, profuma di Marsiglia, quindi se ti piace poi è abbinabile con qualsiasi cosa, perché la Marsiglia viene poi invasa da altre profumazioni. Io spesso lo utilizzo con il Floyd e ci posso mettere il Loop Lambert Fugiri di Rasoio Cottfella, ci posso mettere quello che voglio sopra, quindi diciamo che per tutte quelle persone che non vogliono un sapone esclusivamente neutro, c'è sta questo che poi, se è come me, che ti ricorda qualcosa del casalingo, del casareccio, dell'infanzia, è tanta roba. Ripeto, non amo il profumo di Marsiglia, ma lo utilizzo esclusivamente per fare quei viaggi. Ma visto che ero un po' assente, un po' la mano che faceva così, l'incertezza, eh sì, perché quando mi ritornano sti ricordi, l'emozione sale, siamo fatti di carne e ossa anche d'emozione. Comunque io ti ringrazio di aver visto il video fino a qua e io la lascio crescere, poi scrivimi nei commenti che ne pensi. Oggi mi piangeva il cuore levarmela, non lo so per quale motivo, boh,
È così, ogni tanto mi capita. Quindi, grazie e come sempre, buoni acquisti, buone sbarbate e ci vediamo al prossimo video. Hai capito? Lo sapevi? E mo sai. Non mi sta male. Fate pure abbastanza bene.